voi tutti la più cordiale buonasera. Passa per Mechelen, un piccolo centro fiammingo 30 km a nord di Bruxelles, l'avventura europea del Cagliari. Lo schieramento del Cagliari: numero 1 Fiori, numero 2 Aloisi, numero 3 Pusceddu, numero 4 Villa, 5 Napoli, 6 Piricano, 7 Sanna, 8 Bisoli, 9 Deli Valdés, 10 Matteoli, 11 Oliveira. Malin in attacco, deve andare a chiudere Gijsbrecht. Deli Valdés, Matteoli, palla sul sinistro e c'è il gol di Matteoli. 33esimo minuto, io ho dei rumori in cuffia, ma il Cagliari è andato in vantaggio con Matteoli al 33esimo minuto, un gol splendido, niente da fare per Prodom. Grande Matteoli al 33esimo, si è sistemato la palla sul sinistro. Ecco qui Matteoli, palla sul sinistro e un gran tiro a rientrare, niente da fare per Prodom. Gol splendido al 33esimo minuto. Rivediamo d'altra angolazione Matteoli, inutile il volo di Prodom, palla nel sacco, un gol importantissimo. Il Cagliari conferma quella che è una sua tradizione relativamente a questa stagione 93-94, è sempre andato in gol nelle partite in trasferta sia di campionato che di Coppa UEFA. Matteoli al 33. Si sentono solo i tifosi del Cagliari adesso allo stadio dietro le caserme di Mechelen. Attenzione a Cerniatischi, 38esimo minuto. Cerniatischi, un gol di grande astuzia. 38esimo, il Malina pareggiato. Cerniatischi, un'esultanza anche contenuta pur trattandosi di una serata europea, cerca di scuotere i compagni. Cerniatischi, rivediamo, cavalcato Bisoli, Cerniatischi anticipa Napoli e con un tocco che denota grande esperienza nonché opportunismo. Avete visto che è scivolato anche Fiori, che ha perso un attimo la posizione. Cerniatischi lo protesta Matteoli. Intervento di Len, nettamente irregolare su Matteoli. Oliveira in area, palla sul destro, Oliveira, il pallonetto ed è il gol, grandissimo quel gol che Oliveira ha tanto voluto, ha tanto cercato. Esulta Oliveira, ecco l'immagine splendida di Valerio Fiori. Oliveira va sotto le tribune occupate dai tifosi del Cagliari, scatena tutta la sua felicità. 37esimo minuto, è un gol che può valere la qualificazione. Splendido il passaggio di Deli Valdés, elegantissimo Oliveira nello sfarcarsi e nello scavalcare Prodom con un pallonetto di qualità estrema. Grandissimo gol di Oliveira. Malin 1, Cagliari 2. Luis Ayrton Oliveira, brasiliano, passaporto belga e in Belgio, ha fatto centro per il suo Cagliari. Qualche problema per Matteoli al ginocchio sinistro, ma stasera davvero non ce ne siamo accorti. Eseni, veronese, Pusceddu! E i gol del Cagliari sono tre, era in posizione irregolare Deli Valdés, ma il guardalinea evidentemente ha considerato la posizione di Deli Valdés ininfluente. È arrivato Pusceddu e non ha sbagliato ancora su pallonetto. Protestano i giocatori del Malin, il gol di Pusceddu al 42esimo. In ginocchio la squadra di Van Hoff, protesta De Ferm. Non vuol saperne Garcia Aranda, il direttore di gara. Rivediamo, veronese appena entrato,
in avanti. Era regolare la posizione di Puscetto che veniva da dietro, il guardaline ha considerato ininfluente l'offside di Deli Valdés. Niente da fare per Proudhon, la grande presenza di Puscetto, un altro dei grandi protagonisti di questa serata memorabile del Cagliari. Ancora da altra angolazione, piatto sinistro di Puscetto e palla nel sacco. Il Cagliari che completa il quadro eccellente del calcio italiano in questo turno delle coppe europee. Intanto ancora problemi per ciò che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Scatenano la loro rabbia alcuni tifosi del Malin. Ed ora l'arbitro fischia alla fine della partita. A Mechelen, Malin 1, Cagliari 3. Nel primo tempo al 33esimo Matteoli, al 38esimo Cerniatischi. Nella ripresa al 37esimo Oliveira, al 42esimo Puscetto. Una serata trionfale per la squadra di Bruno Giorgi, che ha dato vita stasera davvero ad una delle sue performance più importanti nella propria storia sportiva. È tutto dallo stadio Achter de Caserme di Mechelen. Grazie per averci seguito sin qui e buon proseguimento di serata.